fatto è che quindi sono soggetto a rischio, cioè io se mi prendo il Covid sono cazzi seri. Vabbè, questo pure dopo il leggero che ti va in influenza, cazzo. Sì. No. È meglio che non. No, no, questo ognuno vuole essere protagonista qui. Ognuno vuole essere protagonista. Tutti protagonisti. Prima o poi ci ritroveremo. Ci troveremo qualche cosa di vostro. Ognuno vorrebbe morire a lui. Ci troveremo. Ci troveremo. No, no. Mazzolerai un po'. No, no. No, no, io guarda. Io sto invitando a non fare spettacoli su questa malattia. Con i soldi magari dello Stato, dello smarrega a cazzo. Non me ne frega a cazzo. Con i soldi dello stesso Stato che non ha riconosciuto l'esistenza dell'arte. Io penso che ogni artista deve sentirsi un miserabile se parla di questa malattia nelle sue opere. Magari finanziato da Stato che non ha conosciuto l'esistenza di chi faceva, quindi, e ci sarà gente che scaverà il fondo. Io poco poco. Che amaro, non c'ho il dolcificante. No, no, amaro. Ho il diabete, quindi amaro. Me lo metto io perché ci metto poco poco. Vedi che belli che sono questi nuovi, queste nuove creazioni. Questa è la nuova follia. Che belle queste cose qua. Ma qui sono in bronzo. È bronzo? Quindi hai fatto tutto il processo di fusione, sì, tutto? È digitale stampa e questo è l'originale. Che sono. Ce l'ho, ormai sono bellissimi, sono questi, Sto sempre attaccato, io lavoro lì e c'ho loro tutti intorno. Ma l'hai portato su prima, poi scende. Questo sei itinerante. Ma li stai facendo per qualche cosa? Esposizione? No, le ho fatte perché diciamo che questa realtà qua, la realtà del riciclaggio, adesso si è consolidata, quindi ho fatto quello che si è consolidato. Diciamo che è una situazione, questa qua, che aumenta, sì, no? La creatività, aumenta la creazione, no? È un qualcosa che succede per voi, non c'è nessuna crisi, non c'è nessuna contrizione, no? Anzi, no? Forse è un'espansione ulteriore. Mi viene da dire, no? Ma ogni cosa va usata, cioè noi riusciamo a capovolgere tutto, pure le situazioni più drammatiche, e le trasformiamo in cose. Qua c'è l'isolamento, ci siamo isolati uno dall'altro, e poi quando sarà ci riuniamo e saremo più forti. Se non ci fosse stata questa malattia, non avremmo fatto lei il film sulla Costituzione, io non avrei finito il Cristo, non avremmo finito Samp. Non avremmo fatto il lavoro che ci ha suggerito Dori Ghezzi su Fratto X e Andrea. Io non avrei fatto il libro dei racconti, non avrei scritto il libro, non avrei fatto le foto, non avrei fatto il disco, lei non avrebbe fatto, cioè veramente non avremmo fatto nulla, avremmo girato come le pallette per non fare gli spettacoli. Per disinnescarci a noi basta che ci fai lavorare. Certo, cioè certo. Se ci mandi in giro ci disinneschi, se ci fermi so cazzi, certo. Perché poi uno è pure arrabbiato, perché non è che ci siamo fermati noi, ti hanno fermato, e tutti, non siamo gli unici, tutti, diciamo, gli artisti che si sono sentiti danneggiati hanno un minimo del cervello che funziona da sé, usciranno fortificati da questa esperienza così violenta. Certo. Io penso che però l'artista sempre, no, pure è una cioè è solo sotto un certo, no, anche quando non c'è il Covid, anche quando si sta insieme, si socializza, si lavora insieme, però l'artista un po' per definizione è un'anomalia, no? Cioè c'ha un suo modo di vedere le cose che è sempre molto singolare, quindi una certa solitudine c'è sempre, o no? Non credi? Certo, devi stare solo, la cosa che però poi serve è il far vedere quello che fai, cioè come scambio emotivo, non come criterio di valutazione, cioè per vedere se quello che fai ha un valore o no. Cioè è proprio l'emozione che ti porta ad avere il contatto con l'altro, però da soli si riescono a fare le cose che tu non fai se c'è a che fare con gli altri. Credo che anche in una situazione normale l'artista a certo punto cancelli la lavagna e la ridisegna, no? Cioè è un po' questo che, no, certo. Credo, quindi nonostante ci fanno vedere le città certo. Deserte, il mondo sappiamo che esiste ancora, non è, non è l'apocalisse. Ma poi conta il luogo, però. Conta se tu sei un luogo dedicato a quello che fai e non i soldi dedicati a quello che non fai, cioè, il luogo è fondamentale. Con un luogo tu non sei tranquillo perché c'hai il posto, anzi.
A proposito di luoghi, ci racconti un po'. Sta iniziando la cosa? Stiamo iniziando? No, diteci che non possiamo provare. Ma dobbiamo stare in piedi? Allora, inserite. Ho preso questa palla da baseball di Flavia, perché la cosa meravigliosa è che qua qualunque oggetto diventa opera. E poi ritorna oggetto, no? Questo è un softball. Questo è un softball. Quello è il baseball femminile. Ah, questo è il baseball femminile. Ah. Da che si capisce che è la paletta più grossa? Posso far vedere? Anzi, è la paletta più grossa. Hanno stabilito che per le donne la paletta deve essere più grossa. Perché magari non riuscivano. E ancora non si incazzano. Cioè, io dico, com'è possibile questa ripartizione numerica che per chi non ha mai fatto differenza uomo e donna è veramente una beffa? Cioè, tu, insomma, il pallone è per il calcio femminile e il calcio maschile è lo stesso, la palletta da baseball non è la stessa, com'è le donne non si incazzano? Perché deve essere più grossa? Hanno ben altri problemi le donne, altro che in palla, fosse solo la palla. Assolutamente, possiamo anche fare la pubblicità, no? Vedo, vedi, guarda, è una cosa... Questa è antichissima. È un'installazione questa. Sì, è Boy alla deriva. Vedi, bene, al femminile, fantastico. Posso vedere una cosa? Vai, te la lancio. Un periodo, voglio raccontare un aneddoto, io che la città del baseball, Nettuno, poi il baseball è americano, non capisco come si fa a giocare a baseball sapendo che giochi peggio di chi gioca meglio. Comunque, siccome io ero una gran pippa a giocare a baseball, con tutti quelli meno dotati, decidemmo di ripiegare sul softball. Quindi cambiammo le pallette e giocammo con le palle con le quali giocavano le ragazze perché eravamo meno dotati. Ma avevamo 10 anni, insomma. Ma il baseball però è lo scatto che conta. Cioè, il baseball bisogna essere velocissimi. È più facile. Sì, perché prende meno velocità. Ma tu che facevi? Lanciavi attenzione. Lanciavi. No, noi adottiamo le regole, se me la cioè il baseball, il lanciatore forte imprime delle traiettorie e le curve. Nel softball non si lancia così. Nel softball, che è il baseball femminile, non si lancia così. Si lancia sotto mano. Quindi lanciando sotto mano è molto, la palla arriva molto più lenta, è più facile batterla. Ok, però lo scatto ce lo sempre vero. Lo scatto ce lo devi avere, quello devi però la palla la batti di più, diciamo. Quindi ripetiamo la lezione. Si fa così, no? Si fa così. Però l'altro invece si fa così. Beh, così è più violento il tiro, si imprigna. Io te la ripasso. Così la palla va dritta. Temo un po' va dritta, vedi così già. No, quelle sono indistruttibili. Quindi insomma mi aspetto una protesta femminile per colpa delle... È come se tu la palletta da golf, per chi gioca a golf e è donna, la fai più grossa, oppure fai la buca più... Insomma, questa è un'anomalia, le donne si stanno distraendo. Perché poi su Zoom stiamo tutti seduti. Non ti puoi sedere. Magari sulla periferia, Antonio, se vuoi scannerarti un po' con qualche... Sì, quando andiamo quello è... Sì. Qui non c'è niente, cioè la provincia e le periferie sono... volutamente tenute rese analfabete dallo Stato, perché rappresentano il serbatoio elettorale più massiccio rispetto alle città. Le città quanti milioni di abitanti racchiudono? È chiaro che se tu tieni ignorante tutta la periferia, tutta la provincia, hai, indipendentemente da destra e sinistra, che non esistono nemmeno più, l'Italia è solo una grande destra, hai più possibilità poi di manipolare gente ignorante e fargli credere quello che vuoi. Questo è un criterio base, insomma. La nostra esperienza è che, per esempio, ecco, faccio un esempio, l'occupazione in città si può fare, perché forse c'è distrazione. In provincia l'occupazione non la puoi fare, perché noi abbiamo occupato un posto, sembra che la fai per tuoi interessi, mentre in città, come vedi, ogni tanto scatta l'occupazione. L'occupazione a fini sociali non si può fare in provincia, perché c'è un'ignoranza tale che viene presa come un'appropriazione indebita per interessi personali. Noi abbiamo Comune di Nettuno, un commissariato ci ha cacciato dai nostri luoghi, che volevamo rendere a disposizione, volevamo... fare qualcosa che potesse aiutare anche il clima di disinteresse che c'è intorno. Siamo stati cacciati soltanto per aver ristrutturato delle parti dell'edificio per regalarle alla città, senza nessun interesse, mica lavoriamo qui. Ecco, in provincia non si può fare occupazione, in città sì, però fa parte di un calcolo, il rendere analfabeta tutte le succursali. Perché così poi attecchisce bene qualsiasi tipo di pensiero, che può essere un pensiero giusto o sbagliato, ma nell'ignoranza c'è più possibilità di manipolare. Questo è chiaro, no? Non devo dirlo io, è un'ovvietà. Però visto che nessuno le dice, è ovvietà, qualcuno le deve dire.
Però poi noi abbiamo continuato a fare un'operazione culturale qua, nonostante il Covid. Viene un sacco di gente, vengono a fare le prove, vengono a parlare di arte. Tutti quelli creativi che stanno qua, in un modo o nell'altro, riescono a entrare dentro questo posto. Almeno quello ce l'abbiamo fatta a farlo. Beh, ma questo è una cosa inevitabile, perché voi siete... Ora uso una parola un po' che vi darà fastidio, però avete il compito di anche, no, tramandare un modus operandi, un modo di pensiero, una attitudine, diciamo, come dire, quotidiana dell'arte, no? Entrare in questo luogo, dove sono entrato diverse volte, vuol dire comunque sempre, come dire, trovare altri scenari completamente diversi. Oggi è completamente diverso da come l'ho visto, ma è completamente diverso. Non è che dici ritrovi delle cose che c'erano ieri, quelle cose che ci sono ieri non ci sono più, non sai più dove sono. Ed è una cosa che, diciamo, un po' frequentando gli studi degli artisti, come anche Giorgio fa tantissimo da sempre, non capita. Generalmente, no, lo studio ha sempre dei punti di riferimento, sono sempre quelli. Qui invece è tutto completamente diverso. Quindi queste periferie si muovono, camminano in continuazione. Sì, respirano, respirano e si mutano, è come la vita, cioè non riusciamo a stare fermi. Soprattutto io a livello spaziale continuamente sposto le cose, perché secondo me in ogni momento ci vuole un'atmosfera diversa, e ogni atmosfera diversa ti crea idee diverse. Infatti pure gli habitat per gli spettacoli è lo stesso discorso, cioè gli elementi si avvicinano e creano altre forme, ma la base è sempre quella. Cioè è inutile, non capisco questa tuta, è facile essere, come si vuole, spericolati e sfrontati a 20 anni, ma poi bisogna mantenerla questa sfrontata, questa incoscienza, perché se poi a 30 cominci a incanalarti, a 40 sei finito, a 50 sei vecchio, è la fine del pensiero libero. Cioè, questo a me mi frena in questa fase da fare anche i laboratori, vengono all'università gruppetti piccolissimi a vedere quello che facciamo, perché sembra quasi che tu non riesca a tramandare il tuo modo di fare, perché la spavalderia a 20 anni è una questione biologica, ma se poi non viene mantenuta è inutile. Tutti sanno, io ho visto gente che sembrava dovesse spaccare le montagne, che poi si è aggregata e ha seguito e anche la tutela della minore età mi sembra sempre più una stupidaggine, perché non capisco perché bisogna tutelare i minori quando arrivano a 20 anni e diventano i fascisti di oggi. Io sto vedendo in periferia delle cose, in una violenza, il ragazzo ammazzato con le ferre a calci, l'altro giorno a Frosinone hanno adescato un ragazzo di 16 anni che aveva scritto solo che una sua compagna era bellissima, non è che ha scritto delle offese, era bellissima, le hanno fatto un trabocchetto, l'hanno invitato fingendo una partita e l'hanno massacrato di botte. Cioè questa vigliaccheria che non è nemmeno fascismo, quella è una vigliaccheria che è nella mente delle persone, nel corpo delle persone. A che serve tutelare i minori quando poi da maggiori diventano così? Cioè io lascerei i minori senza tutela, tanto peggio che così non può andare, e vediamo tra 20 anni che succede. Qui tu puoi, se lavori, è il terreno ideale, ma se vuoi avere uno scambio qui è la morte civile, come ogni provincia e come ogni periferia. Non c'è un cinema, non c'è un teatro, qua non c'è nulla. No, non puoi andare. Della città ci sono i teatri, ci sono, sì, i musei, c'è tutto. Beh, insomma. Adesso ci stanno tanti. Ti faccio andare al centro, qui andare a Roma è 1:15, non ti scatta automatico. Infatti andare a Roma e spesso non ci vai. Per lavorare è l'ideale, perché non hai nessuna distrazione. Per vivere è la morte civile, sociale, anticamera della depressione, tutto. No, vabbè, non esageriamo. Non è l'anticamera della depressione. È un posto dove ci si concentra benissimo e poi si esce allo scoperto, cioè, per portare... Ma per lavorare, io ho detto che se lavori... Se vogliono avere una mostra, Anzio, Nettuno, Lavinio, tutto, non c'è nulla, non c'è una mostra che viene organizzata. Non è che sia necessario, ma non c'è nemmeno la possibilità di dire non ci vado. I cinema, c'è una multisala a 10 km da qua, non c'è un teatro, c'erano 3 teatri qua. Negli anni sono stati tutti smantellati e non c'è stato controllo su questo. Come fai a togliere a 2 città che fanno quasi 100.000 abitanti d'estate, come fai a togliere 3 teatri?
Cioè non c'è stata una vigilanza su questo. Quindi di che parliamo? Noi siamo fortunati perché non essendoci distrazione lavoriamo tutto il giorno e produciamo, però c'è anche chi ne soffre, no? Noi non possiamo insegnare, possiamo trasmettere, che è diverso, comunicare, ma insegnare è compito della società. Adesso noi da tanto tempo che lavoriamo sulla sintesi e lavoriamo sulla dinamica di comunicazione attuale. Quindi è chiaro che lavorando molto sull'immagine, che adesso è il linguaggio più evoluto che c'è, perché io vedo che questi ragazzi molto giovani capiscono i nostri lavori anche sotto il profilo dell'immagine. Quindi loro sentono che noi parliamo lo stesso linguaggio, è questo che ci porta a essere vicini ai giovani. È questa ricerca continua dell'attualità. Però tanta violenza oggi viene rifocillata proprio dall'immagine inesatta che la stampa dà, per esempio, degli assassini. Allora, li esaltano attraverso le fotografie della loro vita privata, di quando stanno in vacanza. Cioè, quando uno ammazza un ragazzo a calci, negli anni peggiori della Democrazia Cristiana, era, come dice Jodorowsky nel film Il Topo, era tecnicamente morto per la società. Cioè, era vivo ma tecnicamente morto, non si parlava più di lui, perché hai fatto una cosa brutta. Adesso l'immagine viene edulcorata, vengono presentati quando stanno in vacanza con tutti i fiori dietro, gli assassini, quello che ha ammazzato i genitori lì mentre fa palestra con la faccia tenebrosa. Quindi uno dice: chissà che problemi ha avuto questo ha ammazzato a calci uno. Quindi per me devi scomparire tecnicamente, poi devi essere trattato bene in carcere perché tutti siamo uguali, ma non puoi essere civilizzata la tua immagine per fomentare poi l'ammirazione di chi? Di uno che ha ammazzato insieme a altre persone un ragazzo sdraiato per terra. Sì. E quindi questo è responsabile, i giornali, la televisione. Come fai a pubblicare la fotografia di uno che ha ammazzato un altro a calcio insieme ad altri, che sta al mare con tutti i fiori dietro, nella sua espressione migliore, con i muscoli in palestra, tutto lucido? Perché civilizzi l'assassino? L'assassino è assassino, è nell'esercizio delle sue funzioni, ma è assassino. E qui non si parla di ergastoli, pene di morte, no, qui si parla della funzione dell'assassino, che una volta era tecnicamente morto per la società. Era giusto, a livello di immagine, non a livello umano. Non è morto umanamente, ma la sua immagine sparisce, come è sparita la vita di chi lui ha ammazzato. Perché adesso vengono fatte queste porcherie? Quindi l'immagine nostra, come quella di altri artisti che non si piegano a questo linguaggio, è fondamentale per contrastare questa merda espressiva che non fa altro che foraggiare un certo tipo di mentalità, cioè la mentalità di chi apprezza il malvagio perché forse è stato educato male.